eccoci, guardate un po' come dove sono i funghi, c'è un altro lì di sopra, vedete, sono in un fossettino, questo è un fossettino, e poi sono tutti già mangiati da sopra, penso dai topolini. Guardate, il fungo sarebbe stato anche discreto, però ahimè è condiviso. Guardiamo di sopra, se non ce ne sia un altro. Sì, di sopra c'è un altro, però questa è la situazione. Dobbiamo andare a cercare proprio l'angolino forse più riparato da questo vento, dal caldo. Qualcosina si riesce a trovare. Però questo è già rotto, vedete, era qua, è già stato tutto mangiato. E questi sono i funghi. Questi sono i funghi dell'ultimo giorno del mese di giugno. Avanti, avanti. E purtroppo il grande caldo, il secco, hanno fermato la nascita, vedete, sono stenti, funghi che sarebbero sicuramente un po' d'acqua cresciuti, e adesso li troviamo così. Però guardiamo se c'è qualcos'altro. Avanti, avanti. Adesso ci sono due funghi discreti, vedete, le condizioni sono sempre le stesse, screpolati sopra, un po' mangiati, però guardate, questo è un fungo bianco sotto, è screpolato perché non piove, fa caldo, e idem questo, quest'altro. Quindi sono funghi sicuramente dignitosi, ovviamente per la stagione, voglio dire, c'è poco da pretendere, però il segnale c'è, e quindi continuiamo qui. Avanti, avanti. Finalmente stamani mattina siamo stati ripagati da dei bei ritrovamenti. Era veramente l'ora. Guardate voi che belli, 1, 2, 3, e poi c'è un'altra cosa bella qua dietro. Wow, guardate un po' che bellezza. Ragazzi, questi sì adesso che si possono chiamare funghi. Mamma mia, mamma mia, che bellezza. Belli, 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 belli. Oh, finalmente. Finalmente quattro bei funghi. Guardate un po' voi. Ma che gioia. Ma belli. Finalmente, questo è un bel filotto, questo è un po' mangiucchiato. Oh, ci voleva. Adesso andiamo avanti. E qui abbiamo la stessa tipologia, il funghetto piccolino già ormai stento. Quest'altro con le stesse condizioni, screpolato e mangiato sopra, però abbastanza bianco e ancora edibile. Ragazzi, questa è la situazione di oggi, 30 giugno, ultimo giorno del mese di giugno, qualche fungo ancora c'è fuori, speriamo, dai, avanti, avanti. Non sono bellissimi, però il contatto con questo scenario è incredibile, quindi va benissimo la passeggiata, va benissimo trovare qualche fungo anche così, e avanti, 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 avanti. Qui vedete adesso il fungo con l'effetto lumaca, praticamente la lumaca ha mangiato tutto intorno il fungo se n'è caduto giù, e è integro, vedete, è integro,
però il gambo è stato totalmente mangiato dalla lumaca. E però sai, dispiace, però anche le lumache devono fare il suo corso. Avanti, avanti. Terminati un po' la stessa tipologia, i livelli erano solo lì al fresco e qua fuori ci sono questi funghetti qua screpolati. Per fortuna questo non è mangiato. Piccolino, avanti, avanti. Qui abbiamo un altro ritrovamento. Vedete, ce ne sono due piccolini sotto questa frasca che copriamo, mentre questo un po' più bellino, mangiato, ma insomma sono ritrovamenti così, uno in qua e uno in là, e se trovi invece le condizioni come quel fossettino che abbiamo visto prima, ci sono dei bei funghi. Bellino, piccolini di nascita. Avanti, avanti. Qui abbiamo un bel fungo. Un bel fungo, due scheletrotti là. Due scheletrotti, ma questo è sicuramente un bel fungo. Questo qui ci siamo. Wow, wow, wow. Oh, questo è un bel fungo, veramente un bel fungo. Wow. Oh, guardate la barba del micelio ancora sopra. È un bel fungo, e lì ce n'è un altro più piccolino di nascita. E beh, adesso questi due sono veramente bellini, chissà che non ce ne sia un altro. Avanti, avanti. Purtroppo questo vento è quello che fa fermare la nascita, perché vedete qui ancora ci sarebbe la voglia, la forza di venire fuori un bel funghetto. Già subito una piccola lumaca crescerà insieme al fungo, però il vento è veramente fastidioso. Avanti, avanti, avanti. Questo per farvi capire dove si trovano i funghi. Siamo proprio sul greto del torrente e e ce ne abbiamo uno qua e uno lì. Se stiamo in piedi, eccoci. E purtroppo vanno a cercare l'acqua e non è piovuto, e quindi questo è quello che riesce a trovare. Due funghi così già mangiati, però se non cadiamo prima. E qui non so cosa dire. Sembra un fungo, anzi lo è totalmente. Guardate, una piccia di quattro funghi. Guardate voi, pazzesco, quattro funghi dove hanno mangiato totalmente la parte superiore. E guardate un po' voi com'è la natura. Sono sei funghi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sei funghi e quattro, cioè sei pedani. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambi. E però sopra, e questa parte sopra, la sensazione è che siano mangiati dai topolini. Cioè i topolini, non lumache, ma topolini. Ma che strano. Comunque è veramente qualcosa di particolare. Avanti, avanti. Purtroppo questo è quello che succede anche per il bene della foresta. Questo era un punto molto molto buono, però adesso
cavolo è grande qui. Hanno sentito le motoseghe all'opera. Sì. Sì, eh? No, infatti lo sapevo e sono venuto qui. Abbiamo salutato i boscaioli e ci siamo rimessi in marcia. E appare subito davanti ai nostri occhi un'altra piccettina. Non male. Wow, è però. Avanti! Oggi finisce il mese di giugno, non è andata male, e vedete il bosco è sicuramente molto bello. Questo è il raccolto di oggi, sono 35 funghi, non bellissimi, però questi e quelli che c'erano nel bosco oggi. E purtroppo qualcuno di nascita, vedete, qualcuno è veramente bello, sicuramente, però i più sono un po' sciupati dalle lumache e dalla poca pioggia. Comunque il posto è gradevole, adesso si torna verso la macchina. A proposito, vi aspetto tutti sul canale YouTube Porcini che Passione, se volete vedere la raccolta del mese di giugno e poi anche tutte le altre, basta che voi andate sul canale YouTube Porcini che Passione. Vi aspetto e condivideremo insieme queste bellezze. Avanti! Adesso vi faccio ridere, perché uno cammina tanto nel bosco, poi arriva nella strada dove passano tanti e che cosa si trova? Un funghetto sulla strada. E vabbè, avanti! No, adesso qui siamo veramente alla macchina, avete visto le foto dei funghi, questo è il 36esimo per oggi, e avanti!